Concertoni Romano, Concertoni Romano, vedete che paginata? Perché sembra che non si possa fare il Concertoni Romano. Allora hanno scritto questa paginata, io qua c'ho il Corriere della Sera, non ho altri quotidiani, perché vorrei vedere che cosa hanno scritto anche gli altri quotidiani su questa notizia. Io le chiamo notizie monnezza, io queste qua le chiamo notizie monnezza. Guardate che le feste tristi della capitale, capito? Le feste tristi della capitale le chiamano. E poi c'è Vanzina, atmosfera cupa, potrei farci un film, Natale buio, perché sembra che non si faccia il concertone, capito? Sì, mi dispiace tanto, non esiste soltanto la monnezza per strada, esiste pure questa monnezza qua. Pensate il titolo, le feste tristi della capitale. Perché le feste tristi della capitale? Perché ci sono meno luminarie? Ma perché non si fa il concertone? Sembra che non si faccia il concertone. Salta anche il concerto di fine anno. C'è scritto qua, guardate. Salta anche il concerto di fine anno. Ma chi è che ha scritto questo articolo qua? Ma tu hai scritto questo articolo, Paolo Conti? Controllate voi stessi, cari amici. Corriere della Sera, venerdì 23 dicembre 2016. Eccolo qua. Pensate il titolo, le feste tristi della capitale. Perché ci sono meno luminarie? Ci sono meno luminarie, capito? C'è il concertone che salta il concertone. Pensa un po' te che situazione, oh. È proprio vero, mi dispiace ripeterlo, non c'è solo la monnezza quella fisica, esiste pure la monnezza giornalistica. Ma che titolo trash, guardate questa roba, le feste tristi della capitale. Ma vedete che 2, 3 milioni, 4 milioni, quanti sono gli abitanti di Roma, sono tristi perché ci sono meno luminarie, capito? Ci sono meno luminarie, forse non si fa il concertone. Ma ce ne sono dei concerti, ce ne sono in ogni famiglia, c'è la TV in ogni famiglia. C'è la TV in ogni famiglia, alla TV ce ne sono dei concerti. E guardate ragazzi, guardate cari ragazzi, l'unica maniera di consolarsi di questa monnezza giornalistica, un momento, prima di chiudere, vorrei dire che per me, io sono qua a Roma, per me va bene che non ci sia il concertone, me va bene pure che non si facciano le Olimpiadi, ma come Roma è capitale due volte, Roma è capitale della Repubblica Italiana ed è capitale del cristianesimo cattolico. È tutto doppio Roma, tutto doppio, le ambasciate sono doppie, i pullman sono doppi, gli alberghi sono tutto doppio. Si devono fare pure le Olimpiadi, si devono fare. E qua ci fanno gli articoli sul fatto che non ci sarà il concertone. Beh, qua a me va bene che con la giunta di Virginia Raggi non si facciano le Olimpiadi, che non ci sia il concertone, che ci siano meno luminarie, cari amici, mi va benone, mi va. Cari. Beh, guardate, comunque io vi dico che dobbiamo consolarci, cerchiamo di consolarci per questa monnezza giornalistica. Penso che tutti i giornali abbiano fatto le paginate su Natale, come lo chiamano qua, le feste tristi della capitale, guardate che roba qua. Le feste tristi della capitale. Beh, comunque la notizia che si contrappone alla monnezza giornalistica, la notizia che vi do ora e che si contrappone alla monnezza giornalistica è questa, cari amici, è questa. Che mercoledì 11 gennaio io sarò a Firenze per questa mia lectio magistralis. Vedete? Il passaggio dal matriarcato al patriarcato, guardate. Vedete? Venerdì 11 gennaio 2017, qua c'è anche l'indirizzo, via Bettino Ricasoli, numero 7, Firenze, l'ingresso è gratuito, pensate voi, basta fare una piccola prenotazione. Contro la monnezza giornalistica, la notizia che si contrappone è questa, cari amici. Beh, dai, ci siamo capiti. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.